Direi che non potevamo cominciare con parole migliori. Silenzio sul set, si comincia. Good evening, ladies and Chamberlain. Ogni tanto mi ricordo che esiste Twitch e decido di usarlo come si deve. Per esempio, proviamo a farci la carriera, va? Che è da un po' che non lo tocchiamo. Anzi, l'ultima volta che abbiamo fatto la carriera con un 2K è venuto fuori un certo Frankie Aggott. Quindi, diciamo che porta bene, va? Diciamola così. Sì, il menu è molto minimal, molto molto interessante. Cominciamo per esempio a pensare a come cazzo lo dobbiamo fare sto lottatore, perché ve lo dico in anticipo, io non ho pensato a nulla. Ho detto solo faccio la carriera, ma non mi sono pensato niente, personaggio, niente. Ah, ci sono i dettagli dei vari stili, ok, quindi ci sono gli overall precisi. Allora, io quasi quasi oggi andiamo controcorrente e proviamo un bel massiccione. Lo facciamo possente. Scusate. Niente. Niente che mi interessasse. Allora, inserisci nome con il personaggio. Ok. Come cazzo lo chiamiamo? Io andrei sul semplice stavolta, Niente di trascendentale. No, dove stai andando? Rimaniamo proprio sul basilare. Però si vede male, non mi piace. Diamogli un nome più... Anzi, aspetta, devo fare un'altra cosa. Voglio fare in modo che si senta il nome, quindi devo vedere un po' quali sono le possibilità. Sa che oggi non dico che ci passiamo tutta la sera a creare il personaggio, ma quasi. Allora, vediamo. Spero più che altro che non mi centrino in pieno col copyright il video, perché ho tolto qualche canzone, ma è possibile che... Lo conoscono anche in WWE a Ben Ali. Allora. A bot, ci sono due consonanti sbagliate, me lo sono perso. Me lo sono perduto, dov'è? Uff. Vediamo, allora. Facciamo Jack, vediamo. Me lo penso un attimo, scusate. Aspetta, ce l'ho, dai. Se c'è... Cioè HR? Ogni tanto me ne esci con queste... Ok, sì. Beh, lo chiamiamo Jack Barton, così... C'è anche proprio quel classico nome da indie darling. E sapete perché l'ho detto. America. Aspetta, perché a questo punto voglio provare. Ok, aspetta, Voglio vedere se si può fare. Aspetta, Allora. Che questa me la voglio. Aspetta. The All American, the American Dream. No. The All American. È una cagata spaventosa. Torniamo dove avevamo detto di andare. Ok, siamo pronti. Chi è che mi stanno arrivando 200 messaggi, non è il momento. Oh, grazie, un follower. Molto molto piacere, Commander Root.
Perché Z così suona anche male. Modello di volto. No, perché non posso fare la... Rimaniamo sul classico. Ah, proprio il limitato al minimo storico. Il bene, mi piace. Ve lo siete studiati alla grande. Ok, quelli ci sono, vero? Mamma mia, io avrei voluto fare un attimino una scansione, qualcosina. Buon Commander Root. Cioè, volevo fare una scansione, una cosina bellina, invece no. Devo fare la roba più... La roba più banale dell'universo. E vabbè. Proprio è ridotto al minimo l'editor quando si tratta... No, non ho capito. Ah, giusto, è vero. C'è la cosa più stupida della galassia nei giochi della WWE, ovvero le microtransazioni senza denaro vero. Utile, vero? Dei cazzo di fenomeni. Però questo è carino, dai. C'è il suo perché. Hai pure i moveset già fatti, grazie. Proprio io cosa cazzo ci sto a fare qua, scusatemi, Mossa speciale, io non sono... Allora, fammi vedere un po'. Questa me la gioco come finisher. Quindi vado di powers. E ovviamente non la posso usare come finisher, mi sembra giusto. Meglio una banalissima Tiger Bomb. Vabbè dai, si fanculo. Flexavo tutto. Allora. Ah, proprio manco. Proprio, cosa cazzo posso fare io in questo editor? Scusatemi, Se fate tutto voi. Mettiamogli l'entrata di Ryback. Che ti devo dire? Sì, grazie. Ho creato il mio giocatore. Proprio. Hai fatto tutto tu. Visita l'albero. Ah, aspetta. Vi volete dire che c'è un development un attimino studiato? Sto per piangere, ragazzi. Proprio sto per piangere in una maniera inconcepibile. Poi queste schermate di caricamento del manga con le citazioncine inutili. Tra l'altro, quella scritta là sotto con i suggerimenti... Oh, ecco. È vero, abbiamo... Avendo fatto il pre-order, c'ho il kickstart che mi serve perché porca miseria. Allora, com'è che si fa? Aiutatemi un attimo. Ok. Albero mio giocatore. Sovvero. Lo sto facendo io. Fallo fare a me, porca troia. Smettila di prendermi per mano. Ok. Allora, agilità più 3. Energia più 3. Più 4 che ha sbloccato determinazione. No, non è determinazione quello. Ah, è tecnico. Ok. Facciamo proprio le abilità separate. Ah, oh, vabbè, dai. È studiato a livello di. Devo partire prima da qui. È studiato. No? C'è questa componente RPG che sembra anche carina, però. Diciamo che ce n'è da fare per. un po' laborioso a livello di sviluppo, come abbiamo sbloccato il road break, lo mettiamo che ci serve. Questo invece che cos'è? Guardate se ci perdo un bel po' di tempo perché vorrei capire che cosa cazzo sto facendo, perché insomma. Ah, c'è anche un albero secondario. Ah, ok, niente, devo...
Scusa, è sovraccarico. Ci torneremo più avanti, che non ho mica capito cos'è. Sembra è abbastanza interessante a livello di sviluppo questa cosa, però va un attimino come si dice, approfondito. Certo, poi 20 minuti tra un caricamento e l'altro è il massimo della vita proprio, eh. Proprio comodissimo, devo dire. Cosa abbiamo sbloccato? Vedo tavoli, che cos'è? Ah, per sfondare la barricata, bene. Abbiamo già qualcosina. Scusate un attimo perché c'è qualcuno che non riesce ad arrivare. Ok, torniamo dove eravamo rimasti. Quante robe. Ok, lasciamo perdere. Ritorniamo dove eravamo rimasti. È abbastanza interessante questa cosa dell'albero, però voglio capire fin dove si arriva. Anche perché vedo degli overall abbastanza bassini, cioè 52. Stride un po' col bestione che sono, mi fa strano. Ho sbloccato sta cosa del sovraccarico, non ho capito cosa sia. Continuiamo a lavorare. Sì, grazie. Sei dovuto essere ieri, altro che. Allora, stiamo costruendo il nostro Jack Barton. Ma cosa abbiamo sbloccato? Ah, per fare le... Ma fa culo, ho sbagliato. Mi sono rimasti 4 punti, sto usando quelli del... Adesso sto usando quelli base. Ne avevamo 20 regalati dal pre-order. Cosa ho sbloccato? Microfono. Vabbè, adesso non abbiamo manager, non ci serve. Anzi, non abbiamo proprio niente che... Usiamo anche questo. E direi che adesso abbiamo sbloccato anche i voli, giusto? Correggetemi se sbaglio. Esatto, tutto fatto dalla terza. Abbiamo anche finito i punti, quindi... Per ora finisce così. Gli attributi invece come si... Ah, proprio lì devo per forza... Quelli per forza li devo sviluppare. Oh, ecco appunto. Siamo qui, in furgone verso la gloria. Bene, proprio il modo migliore per cominciare. La BCW è una federazione locale in declino. Il proprietario ha alcune conoscenze nella WWE, ma non ha mai contato molto. Minchia, rassicurante, eh? Proprio cominciamo proprio a nelle arene piene di vomito, manco le palestre, eh. Ah, bella anche le cazze. Hey, big BCW show this Friday night at the high school. Tell your friends. Don't need a flyer. I go to every show. Wait, is that you? Ma non ci credo mai nella vita, tipo. Facing Mr. CQ in the main event. It's definitely you. I guess I can see the resemblance, but that guy's a huge indie star. Why would he be out here flyering for a show? Hey, is this weirdo bothering you? Questo è abbastanza realistico. Poi qualcuno, magari qualcuno che bazzica le indie più di me, forse può dirlo meglio di me. Good point. More proof that I am not who you think I am. Sure.
You gotta check out this guy's highlights online. He's going to be a huge star in WWE someday. Thanks. That's nice of you to say. I mean about the wrestler on the poster who's definitely not me. Come on, let's go. Hope you beat Mr. CQ. I can't stand that guy. Oh, maybe I'll see you in the crowd Friday night. I mean, as a fan, definitely not from the ring, because I'm not a wrestler. Ecco, già ha un tono molto, molto più, come si dice, molto meno improntato sulla realtà come erano le carriere degli altri 2K, e questa è già una cosa positivissima. Qualche giorno dopo, Bart Bigon, bellissima la targa. Tra l'altro credo che sia un attimino sproporzionato il nostro lottatore. No, grazie, mi perdo tutti gli show, esatto. Ah, ecco, giustamente il camerino, ecco, anche questo è abbastanza realistico. Sì, l'abbiamo già letto prima, la BCW è una federazione locale in declino. Praticamente stiamo lottando in una indie sgangherata. Che è tipico dei career mode della 2K, farti cominciare proprio nel buco del culo. Non dirmi che è chi penso perché piango. Vi giuro, non ditemelo. Se è chi penso io, piango tanto, eh. Ho già letto un nome che non ci voglio credere. Cioè, quella specie di Cotechino e Baron Blade. Ma che cazzo! Mica, dragollo brutto che ha avuto! Hey, I want you to meet Matt Bloom from NXT. Soprattutto con quale voce, Baron Blade? Big fan, Mr. Bloom. I mean, I've studied all your matches from WWE and Japan. Really great stuff. Ma che cazzo? You must be a true student of the game. I try to be. So why do they call you Van Gogh? Hanno trasformato Brown Blade e l'hanno fatto diventare Massimo Boldi. Ma che cazzo? No. He practically lives in that thing. Yeah, practically. So what brings you out to our show? I'm here to scout your opponent. You should take a look at me too. I mean, you came all the way here and you're just gonna be watching the match anyway, right? Giustamente, un po' di scelte multiple. But I'm here to evaluate Cole Quinn. That's not to say I won't be watching every other wrestler here tonight, but I wouldn't go get your hopes up. Understood. Well, I gotta go get ready, but it was really nice to meet you, Mr. Bloom. And, you know, thanks for coming out to the show tonight. Mamma mia, cosa hanno fatto a Baron Blade? È diventato Massimo Boldi nel giro di un anno, poi cazzo. Ecco, posso parlare solo col mio avversario, molto molto virile soprattutto. Hey man, good to see you. Slow your roll, Greeny. Tonight's my big chance to get signed to NXT, so don't do anything to screw it up. Soprattutto anche una testa di cazzo, proprio lo dico già da subito. All I know is I'll be standing in Orlando at the Performance Center. You can continue standing in high school gyms. We'll see. Mamma, mi stai già sul cazzo. Non ti ho ancora affrontato, mi stai già sul cazzo. E andiamo a picchiarlo senza pietà, che se lo merita tutto. Ah. Vediamo un po' che cosa ci dobbiamo aspettare. Approfitto di queste pause e questi caricamenti anche per iniziare a dirvi che i lavori per la CCW procedono a gonfie vele proprio. Sto andando come un treno. Ah, bellissima, anche un ring a tema e una theme song inutile. Che io, fatto editor, non userei mai nella vita, però.
Andateglielo a dire a loro, mica a me. Sì, credo di avergli fatto le... Praticamente è un quadrato. Non ha le spalle. Credo di aver sbagliato qualcosa nell'editing. In quel poco di editing che c'era. Vabbè. Almeno abbiamo scelto la tire migliore tra quelli che c'erano, perché facevano pietà. Spero di poterlo modificare il prima possibile, perché veramente... Ma giustamente non ci sono i fuochi d'artificio. E chiedere troppo a sta gente mi sembra giusto. Un team song ancora più inutile tra il mio avversario. Che se davvero ti fanno entrare NXT con una... Stai scherzando che sta facendo l'entrata di Tanahashi? Non ci voglio credere mai nella vita. Che di Tanahashi a vedere così c'è giusto il gusto nel vestire. Se proprio vogliamo essere pignoli. Quanto mi sta... Lo conosco da 5 minuti e mi sta già sul cazzo. Proprio lo dico senza nascondermi. Sono abbastanza perplesso. Direi che possiamo cominciare. Sì, cazzo, è l'entrata di Tanahashi, ma rendiamocene conto. Salta sta scena, ma che non lo voglio neanche vedere. Su. Sì, infatti, stavo per dirlo, è un... È proprio il palazzetto di Frosinone, anzi, sembra l'Atlantico di Roma. Su, e giù a calcioni in tuo culo, perché te li meriti tutti, qui. E giù a... A pedate in tuo culo. Ti consiglio neanche di provarci proprio ad attaccare qui. Ho sentito bene? Ho sentito distintamente un what a maneuver. Sì, anche un mix tra il primissimo Tommy Dreamer e gli Young Bucks, sì. Cioè il suo i pantaloni sono rubati. Sono è bellissimo! Si sentono gli annunci delle macchine parcheggiate fuori! Cazzo, a livello di atmosfera spettacolo, Diciamocelo. Cazzo, la 2K che sta facendo delle cose belle, cioè sono dei cazzo di fenomeni. Questo commento estemporaneo è bellissimo. Chiunque l'ha pensato merita la mia stima. E la mia impressione è Ah, porca puttana, avvisate che non lo so come si fanno i trascinamenti. Non rompetemi la minchia, per favore. Credo non stia neanche opponendo resistenza, tipo. Sì, infatti. Ho sentito distintamente uno sfondamento della quarta parete. Proprio l'ho sentito bene bene. No ragazzi, non... Ecco cosa intendeva dire Maxis Awesome quando ha parlato di divertimento nel giocarlo, quanto nel divertimento nel farlo. Questi si sono divertiti un mondo a smettere ste stronzate. Mamma mia. Venom Blade, mi fai cagare come commentatore, proprio te lo dico dal profondo del cuore. Stiamo ribaltando sto disgrazia ambulante. These two have the potential to go all night, but I hope they don't, because per the school principal we have a strict 11 PM curfew. Questi potrebbero andare avanti tutta la notte, peccato che noi abbiamo il coprifuoco, quindi non si può. Cazzo, mamma. Chiunque ha pensato a questa cosa è un... If you want to check out any of their other matches,
There's DVDs for sale at our merch table. Proceeds go to charity. Just kidding. They go to me. It's expensive to run these indie shows. L'ho trasformato Baron Blade in una barzelletta, porca puttana. There's so much at stake in this match. Lo so come si fa uno schienamento. Let's just say you never know who's watching at a BCW show. E questa era facile perché manco ci ho provato. C'è anche il replay, ragazzi, eh. Cioè, abbiamo anche queste chicche. Mamma mia. Sono sicuro che ci regalerà dei grandi momenti questo gioco. Mi sta sorprendendo ogni secondo che passa. Fango. Yeah, great job out there. It means a lot coming from you. Orlando, here I come. I'm gonna get a condo on the beach. There's no beach in Orlando. Well, then I'll make sure to furnish my condo with wall-to-wall sand. Before you start making big plans, we have a few things to discuss. Like what? My start date? Future opponents? Waist measurements for the NXT title? Not exactly. To be honest, I'm not a fan of your Mr. CQ character. Siamo in due. You need to come up with something. Siamo in due, però. Almeno in questo siamo d'accordo. Fine. I can come up with something different after I get to NXT. Full disclosure, I don't think you'll be heading to NXT. Not anytime soon, at least. You're just not ready. I was actually more impressed with your opponent over here. Wait, what? So I've decided to offer him an opportunity instead. You'll have a tryout match at an up-and-coming WWE event. Really? Yes. I've been doing this a while now, and I know talent. Is this some kind of joke? Because you were supposed to be here to scout me, and not him. Plans change all the time in this business. That's a good lesson for you to learn. I have to go catch my flight. You and Baron will be hearing from us soon with the details on your tryout match. Don't make me regret my decision. I won't. Thank you. Unbelievable. I told you not to ruin this for me, and look what happened. Whoa, all I did was give it everything I had out there, okay? I can't help it that he saw more potential in me. Potential? Eh sì, ci hanno lavorato di più, ci hanno lavorato meglio soprattutto. This was all Matt Bloom's decision. Do you think I want to see my top guys leave? And do you think we want to stay here forever, wrestling in front of a few hundred people for crap money? That's questo invece è molto realistico. I'm just saying we're building something good here. Besides, if you left, who would design our title belts? I only make your belts because you pay us so little for wrestling. Chi ci disegna le cinture, bellissimo. I thought that was a joke. I only live in it when times are tough, which is most of the time. Well, that nickname's not as much fun anymore. Look, you just need to trust the process. We're building a ma seria? Sei sicura? If any of us make it to WWE, it'll be good for everyone. Perché non mi sembra la voce? BCW on the map and lead more opportunities. Oh yeah, easy for you to say. You're the one with a WWE tryout match. Nah. He's right. Sa che non è Adam Cole. What's the saying? A rising boat will lift all tides? I think it's the other way around. C'è molta comedy in questa carriera. Yeah, no thanks. I'll let you two celebrate alone. Mi sembra troppo profonda. Don't worry about him. And congrats! I am truly happy for you. Baron Blade, cosa ti hanno fatto? Spero che sia un omonimo, non sia il Baron Blade che ho conosciuto io. Quello per me non è Baron Blade. La settimana successiva. Il tryout. This is way bigger than the high school gym and the VFW and the state fair combined.
Don't let that bother you. All that matters is the ring's the same size. All right, good point, but I assume their rings aren't covered in rust and mysterious stains. Hey, we're working on fixing them. Come on, let's go meet Triple H and try to play it cool. You don't want to recite his entire career history like you did with Matt Bloom. It wasn't his entire career history. Hey, Hunter! It's been a while! This is my guy that Matt Bloom wanted to bring... Sì, stanno già ripassando il copione, probabilmente. Nice to meet you. You trained him, Baron? Sì, stanno proprio commentando, non stanno ripassando il commento. I'll try not to hold that against him. Look, I've heard a lot of good things, but I want to see you in action tonight before we decide anything. Do you have an opponent for him yet? I do. Surviving in WWE is all about how you handle adversity. So you're going to face the toughest guy we have. Actually, the toughest monster. Ma porca puttana. Go introduce yourself to Braun. Don't worry. Cominciamo alla grande proprio, grazie. Beh, chi è che non fa le trazioni con un pezzo di impalcatura, giustamente? Hey, Braun? Porca puttana. I just wanted to introduce myself. No autographs. I'm not a fan. I'm actually your opponent tonight. You mean victim? So how do you want to die tonight? Delicatissimo. That's okay with you? What I meant was, in what type of match do you want to get these hands? Allora, essendo conscio del fatto che prenderemo pedate nel culo dalla mattina alla sera, direi di rimanere sulle cose normali. I want a regular match, that way I can show Triple H that I can fight inside the ring without having to... Ah, anche quello però non lo può dire. I can't believe you thought I was actually going to let you choose the type of match tonight. Ah, grazie, grazie. We're gonna do what I want to do, because I'm the monster among men. So it'll be a steel cage match. That way you can't run from me. Steel cage. Great idea. It's gonna be my second choice. Ripeto, c'è un po' troppa comedy. Ah, ecco, ci hanno già dato le ricompense. Baron Blade è un ex superstar della WWE che è ritiratasi per motivi sconosciuti per diventare un produttore. Si dice l'abbia fatto perché la WWE bloccò la sua idea per un nuovo tipo di match. Ma porca puttana, cioè, mi volete dire che c'è anche una backstory che noi non conosciamo? Vabbè. Oh, ciao. Scusatemi, ma tra Baron Blade e la gnocca preferisco la gnocca, se mi permettete. Not bad. Sarei uno stronzo a risponderle così, perciò no. Oh, you thought I was serious? Coglione io. Dovevo aspettarmi una risposta del genere. Due chiacchiere con Blade. Just make the most of your opportunity, win or lose. Matt Bloom brought you in. Sì, circa. Con il fatto che è misteriosamente ingrossato. And try to get some free swag. I'd like a Bootio's lunchbox if you're taking requests. Mamma mia, sto quasi per piangere. È diventata una barzelletta Baron Blade. What? Like a replica title belt? Of course. Just trying to keep the mood light. But if you do see a lunchbox lying around. Ma porca troia. Cioè, se Alex è inquietante, tu devi vedere come cazzo hanno fatto Liv Morgan. Comunque, cominciamo il nostro tryout. Nonostante abbia lasciato la WWE, Baron è sempre rimasto in buoni rapporti con Triple H. Infatti ha creato una buona reputazione come produttore e scopritore di talenti e futuri campioni. Boh. Boh, 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 boh.
ci stanno nascondendo qualcosa. Ah, proprio non è un tryout, non è un dark match, proprio è... Siamo proprio... praticamente stiamo facendo i jobber per... facendo i jobber per Strowman, va bene. Facciamoci del male, che te devo dire? Degli audio dei rotatori, che è sempre perfetta. Certo, poi la riciclano per delle cosette tipo usarli come sound effect del Glorious DDT. Non lo so, infatti sto pensando, non è che Baron Blade ha proposto a Triple H il Triple Cage tipo Ready to Rumble, perché o quello, ma non lo so davvero, sono... per farsi buttare fuori dalla WWE avrebbe proposto proprio un match di merda all'ennesima potenza. Però almeno stiamo ragionando sulla storyline, qualunque essa sia. Bene. Ecco, la seconda però lo butta giù. Devo presumere che sia uno squash, a giudicare dal meno che vedo sulla... almeno che vedo sul mio HUD. No, non voglio scalare la gabbia, mi voglio lanciare. Bene! Vedo già delle grandissime troiate a livello estetico. Proprio delle troiate fotoniche. Sì, possibile! Che fosse il KTV con una Paul. Intanto vediamo di... dato di testa sembrava una specie di Kokeshi. Ci stiamo facendo valere almeno. Probabilmente prenderemo pedate nel culo da qui fino al 2085. Però ci proviamo. Proviamo e cerchiamo di resistere. Do you guys remember Baron Blade? Apparently he trained this guy. Yeah, I can tell. Tanto stanno buttando merda su Baron Blade al commento. Proprio dei grandissimi bastardi, comunque. This guy can pull off the upset over Braun. One in a billion, one in a trillion. Tanto vedo già un... ahia. No. Proprio non mi puoi menare, Braun. Ci puoi provare, ma non mi puoi menare. No, invece mi ha menato pure forte. No, non ci siamo. Non ci siamo, no dai cazzo. Vabbè sì, più lenti i colpi non glieli vuoi dare? Ok. Have you seen some of this guy's matches on the indies? He's actually pretty good. No, I've got better things to do, like watching puddles evaporate or reading the phone book. Wait, you still have a phone book? Yeah, remind me to hit you with it on SmackDown. Sentendo delle robe ignobili al commento nel frattempo. Anzi, il commento sembra già più... E che due coglioni! Basta! Dicevo, sto sentendo delle robe al commento che sembrano anche attinenti a quello che sta succedendo. Ottimo! Ci stiamo facendo valere contro Strowman, ma non è che ci... ma come il vago sospetto che non potremo vincere mai questo match. Però noi ci proviamo lo stesso, che tanto al limite ci guadagneremo qualcosa a livello di esperienza. Vediamo.
look at someone whose life is flashing before their eyes. No, non ce la possiamo fare. Sì, bravo. Proprio il paragone giusto. La nonna con l'Alzheimer che ti racconta sempre le stesse storie. Ecco, adesso evitiamo di farci prendere a pedate in tuo culo. Bravissimo. Mi sa che Jack Barton, se le cose vanno male da questa parte, un posticino in CCW te lo troviamo, eh. Se non ti ammazza prima Strowman, che è molto probabile. Some of this guy's matches on the indies, he's actually pretty good. No, I've got better things to do, like watching puddles tipo, evaporate or morirò adesso. Wait, you still have a phone? No, niente da fare. Non muoio oggi, non muoio adesso. Do you guys remember Baron Blade? Apparently he trained this guy. Yeah, I can tell. Ma azzeccarla una reversal ogni tanto? Chiedo troppo, ragazzo? Guarda, come mi spacca il culo. No, niente da fare. Ci provo fino alla fine, fino a quando non mi uccide, tipo non mi sfonda alla gabbia. Non ho capito, c'ho pure... Sì, io l'ho rivista anche grazie al video ed effettivamente è una di quelle cose proprio che è uscita quasi per caso, ma è venuta fuori una cosa meravigliosa. E attenzione! Un signor upset! Tra l'altro, chi cazzo è il cretino che ha bucato un jobber contro Strowman nello Steel Cage a Raw? Ma vabbè, considerato cosa vediamo cosa vediamo in televisione, non è che siamo tanto lontani dalla realtà. Abbiamo counterato il counterabile. Festeggia Jack Barton. Sì. E anche di Cliff. Sono nuove informazioni. You did a good job out there. Really? Feels like I got run over by a big bearded tank. Think it was enough for him to sign me? I don't know. But no matter what, you always have a home in the BCW. Thanks. Hey, I saw a lot of positive things from you tonight. Most importantly, you didn't seem intimidated by being on the bigger stage or by being locked in the cage with a monster. So with that being said, we'd like to offer you an NXT contract. Cozy. Look that over and return it at tomorrow night's show. This is amazing. Thank you. I would shake your hand, but I think three of my fingers are dislocated. Don't worry about it. Rest up and we'll finalize everything tomorrow night. You did it. I'm shocked. Me too. I just can't believe it. Grazie al cazzo, ho vinto. I know. I'll definitely be sad to see you go. You've become one of my top guys. You'll be fine though, right? I mean, you got Cole and the rest of the crew, yeah? Sorry, what am I doing? This is your time to celebrate, not to worry about me and BCW. You enjoy the moment. I'm gonna go talk to Triple H about when you might start, so maybe I can get you on one more BCW show. We'll do a big farewell match. It'll be great. Sounds good. I'll see you back at the hotel. Congrats. I'm proud of you. Thanks, Baron. Couldn't have done it without you. E quindi ci siamo guadagnati una signora occasione. Sì, esatto, è quello che volevo dire io. Cioè, va bene che ormai è diventato un meme, ma qui proprio l'hanno ridicolizzato. Mi fa quasi... Cioè, ma ve lo ricordate quando si menava con Frankie Edgott?
Cioè, era un'altra persona. Sì, davvero, sembra lui. Was tonight just a one-time thing? Or are you signing with WWE? Well, actually, I was literally just offered an NXT contract and I can't wait to get started. You should just skip NXT and go straight to the main roster. Actually, you know what? Hey, Triple H, you say listen to your audience? Well, the audience is saying that I'm good enough to go straight to the main roster, which actually, I think I proved it tonight by going toe-to-toe with Braun Strowman in a steel cage and not backing down, but... Attenzione, attenzione, attenzione. Una storyline, mi sto quasi per commuovere. Mamma mia, non farmi piangere ancora di più. Anche perché, anche se adesso Frankie è molto diverso da come lo conosciamo, quindi non sarebbe stato neanche fattibile. Il giorno dopo. Altri spettatori, grazie per la fiducia che mi state accordando. I proved it tonight by going toe-to-toe with Braun Strowman in a steel cage and not backing down, but... Less than 24 hours after we offer you the opportunity of a lifetime, you get into a fight with a fan outside a WWE event, and there's video. I'd really love to hear this explanation. I'm so sorry. I never intended for this to happen, and I can promise you it will never, never happen again. I didn't ask for an apology. I asked for an explanation. You need to understand, this isn't some rinky-dink independent promotion running shows at the Elks Lodge. This is a global company. We can't have our WWE superstars getting into fights with fans. It's unprofessional, and it will not be tolerated. On top of that, you were caught on camera bashing NXT, saying you were going straight to the main roster. Non ci avevo fatto caso. Who the hell do you think you are? Look, I was just having fun with the fans, okay? I was just about to say that I would be happy to go to NXT, and then I was attacked. Oh, I bet. This is what I get for trying to do business with one of your guys, Baron. Come on, Hunter, can't you just fine him or something? No, I can't fine him if he's not on the active roster. I'm rescinding the contract offer. Leave or I will have security escort you out. Don't ever bring me one of his guys again. Understood. This is on you too. Remember what I said about making me regret my decision? Congratulations! You did it in record time. Hey, this wasn't your fault. I'm sure we'll figure something out. Now, come on, grab your stuff. We gotta go. Tra l'altro nel finale Gilberto sta facendo facile.it, questa era palese. Comunque sono quasi commosso che vedo un qualcosa che somiglia a una storyline. Non posso fare... qualche giorno dopo. Avanti. Esatto, è durato di più. Wakey wakey Jake the Snakey. It is too early for that to be funny. Sorry, I couldn't wait to tell you the good news. Triple H called and wants to offer me a contract again? No, better. What could be better than that? Well, after news of your NXT contract being pulled hit the internet, your fan fight video went viral. It's over 2 million views now. Sorry, make that 2.2 million. So a whole lot of people have watched me throw my career away. Why is that a good thing? Because controversy creates cash. Senti Ciccio, l'ha detta un altro questa, non fare, non farti il bullo, Blade, per cortesia. And based upon the principle of supply, there's only one of you, and demand, like I said, is high. Your rate is skyrocketing. Giusto, comprati un camper. Okay, okay, this
Could be good. It could be very good. We could turn chicken crap into chicken salad, if you know what I'm saying. I don't think I get it. You're gonna stick it to Triple H and WWE by making your own success in the indies. You'll be way bigger than you ever would have been at NXT or WWE, and we'll do it together. So what do you say? Are you in? Jack, ho un suggerimento. Inizia una serie su YouTube. Inizia una web serie dove fai vlog e mandi avanti le storyline. Chiamala Bing the Elite. Ah no, giusto, l'hanno già fatto. Intanto siamo andati in doppia cifra, grazie. Prima volta credo nella mia esistenza da quando sono su Twitch e YouTube. Direi che tutto sta imbarazzando di roba. Se me lo fate usare, magari possiamo potenziare il nostro amico Jake. Base è diventato suo furgone dopo la morte del padre, il quale supportava il suo sogno di... Il suo sogno di diventare una superstar. Base ha deciso di tenere il furgone per dimenticare le proprie origini. È il mago e la star del momento in Messico, lottatore... Vabbè, la leggo dopo. La settimana successiva. Quindi il nostro avversario è El Mago. Wow. Sempre col furgone scassato. Un po' di investimento non si poteva fare, no? Somebody want to explain to me what's going on here? Give me a minute. Welcome to the new reality of BCW. Because of all your online hype, we sold out our usual allotment of tickets a few days ago. But, since I'm an entrepreneurial genius, I pulled some strings with the school principal, allowing us to move the show outside. Therefore, doubling our capacity. All right, good work. But that's not all. See those fancy video cameras and that nice gentleman I was just speaking with? Yeah. For the first time ever, BCW will be live streaming our event around the world on pay-per-view. So anyone who's not lucky enough to see Buzz in person can still watch him do his thing from the comfort of their homes for a small but fair fee. Ma come sa che non è che Impact lo vuole ingaggiare? Yeah, questa è Impact, cioè lottano nelle palestre, vanno in streaming, cioè sono loro. That's your new nickname. You know, because of all the social media buzz you're generating. Don't worry, you'll get used to it. Buzz? It's all turning into chicken salad, my friend. Yeah, speaking of making things not crappy, have you seen Cole? I feel like I should talk to him before our match tonight. He's around here somewhere. And, oh, by the way, your match with him tonight is now Falls Count Anywhere. Thought you two could have some fun with all the extra space out here. Fun, yeah. You really have an odd definition of the word fun. Oh, Dio. Oh, mio Dio. Movie podcast. Scusami. Ah, ecco, innanzitutto posso continuare a lavorare sul character che ce n'è bisogno. Ok. Dovrò continuare a costruire il personaggio. Lavorare soprattutto sul settore forza che... Bisogna farlo crescere. Ho sbloccato il doppio finale, vero? No. Non era il doppio finale. O almeno non ci è dato saperlo. Non lo so, ma io nel dubbio King of Swing me la metto. Che sembra anche figa. Poi, allora... Un altro po'.
altro bel power up. Vado per sfondare i tavoli? Sì. Sviluppiamolo un po' sto ragazzo, che ce n'è bisogno. Arriviamo alla cima dell'albero. Ah no, alla cima un paio di palle, perché ce n'è ancora. Questa parte è forse la... rischierà di essere un po' pallosa, lo so. Allora, combo schienamento, sì, che ci fa pure comodo. Così almeno risparmiamo un po' di tempo. Ok. 10 punti, stiamo continuando a crescere. Abbiamo sbloccato la mossa finale del tavolo, infatti sto cercando di intuire che cosa significano i vari disegnini, che insomma aiuta fino a un certo punto. Cazzo! Ma povero, porca puttana! Non farmi pensare a queste cose! Porca troia! Mamma mia, quanto cazzo è lungo questo albero che non finisce più! Cosa abbiamo sbloccato? Non ci è dato saperlo. Però... buff, vabbè. 3 punti. Stiamo continuando a crescere. Un altro sovraccarico. E questo qui. Ok, li abbiamo usati tutti. Siamo a un 57 di overall. Stile secondario non lo possiamo usare. Punti sovraccarico. Ecco, vorrei capirne di più. Furia distruttrice. Rassicurante come nome, se devo dirla tutta. Poi bestia scatenata. E poi, ok. E poi elettrizzante. Mamma mia, è anche abbastanza complicata sta cosa degli alberi, eh. Prestigio, ah giusto, dell'internet, dell'online. Abilità ce le abbiamo qui. Tecniche. Oh ecco, lavoriamo sull'entrata che mi stanno girando i coglioni in una maniera che non avete idea. Fin dove possiamo lavorarci, ovviamente, che insomma. Allora, l'entrata la possiamo lasciare anche uguale, però la musica mi ha rotto i coglioni, proprio lo dico dal cuore. Ovviamente queste si sbloccano. Va già meglio, eh. Ok, abbiamo usato un po' di... ah, ecco, podcast. His voice was the soundtrack for the biggest matches in Square and Circle history. And now he breaks down the latest happens in the world of pro wrestling. Get ready for enticing conversations with legendary wrestling commentator Jack Tice. Former wrestler, now indie promoter Baron Blade, has been in the news along with his protege from BCW, who reports say had a contract offer on the table from WWE until he got into a fight with a masked fan outside the arena after his tryout match. Now, word is Triple H was furious and pulled the contract offer the next day. We tracked down the person who recorded the video of the altercation that went viral, and he had this to say.
I was recording the video on my phone, and the guy in the mask came out of nowhere and attacked him. I didn't get a real good look at the mask guy, because it happened so fast, but from the way he was fighting, it seemed like he knew what he was doing. Like he wasn't just some regular fan. Interesting first-hand account on what went down, but I wanted to hear from the man who's now capitalizing on this controversy. So I reached out to BCW owner Baron Blade. Here's a preview of what he had to say. Jack, you've been in this business for a long time, so you know it was once possible for a wrestler to be successful outside the WWE umbrella. And that's what I'm trying to do with BCW and Buzz. That's what we're calling him now, by the way, on account of all the buzz he's generating. But back to my point, which is, who knows what would have happened if Buzz signed with NXT? It might have been 2 or 3 years before he was called up to Raw or SmackDown, and there's no guaranteeing that would have even happened at all. Grazie Lorenzo per il follow. Grazie mille. BCW is small and we can move fast to capitalize on all the attention. WWE is this huge behemoth of a company where you need to hold 25 meetings to make a decision that we can make in 2 minutes. Oh, I know all about that, believe me. And I'm not saying that BCW is going to take down WWE. I mean, I'm crazy, but I'm not that crazy. All I'm saying is that guys like Buzz and Cole Quinn have a lot more opportunities right now with me than they might ever have with WWE. Very interesting comment from Baron Blade, who is about to hold BCW's very first internet-only pay-per-view. Buzz, as Baron's calling him, has made his name online, and they're sticking with that platform for their show. A smart move, in my opinion. Coming up, you'll hear much more from my conversation with Baron Blade, including who he thinks might have attacked his protege, Buzz. You don't want to miss out on that. But first, a word from our sponsors. From inside. Vabbè, li guardiamo un'altra volta. Sblocca che? Ah, ok. Sì, simile. Message from July 12th, 2014. Hey, it's your dad. Sorry I can't make it to your first match tonight. Work's been crazy. Oh. Mamma mia, sto per piangere. Passiamo, andiamo avanti. Vediamo con Quinn che è vestito come un pervertito. The man who drowned in his own rising tide. Come back to apologize to me for stealing my shot at WWE and immediately throwing it away? Look, I'm not apologizing for anything, okay? E grazie per il follow, anche Marco. We don't need to have each other's backs, but with what Baron is planning to do, the least we could do is have each other's respect, right? So, are we good? Oh, yeah. We're so good? I thought I'd introduce you to my new character I'm trying out tonight. You remember how Matt Bloom didn't like Mr. CQ? And decided to give you a tryout instead of me? Sure. Smart decision. I'm calling myself Black Hole Cole. Because I have forse so anche peggio del personaggio che avevi prima. Il che è tutto dire. What? Oh, you don't like it? Why? Not a fan of masks these days. No, perché è una gimmick di merda. Cioè. You know, I find it really interesting that I was attacked by somebody wearing a mask, and next time I see you, you have a mask. Not to mention, you also had all the motivation in the world to do it. Mm. You're right. Volevo delle informazioni sul... It was me. Sembra vicioso. You better tell me the truth right now. It wasn't me! I had a match that night 300 miles away. I got the gas receipts to prove it. But I could have hired somebody to do it. What? There was a joke! Man, relax. You're real funny. Grazie Mattia per il follow. We'll see who's laughing after our match tonight. Dicevo, stavo cercando di vedere qualche cosa riguardo i doppiatori da Wikipedia, ma non riesco a capire se sia effettivamente la voce del Ram Cole, ma non mi sembra. I just heard so many people were trying to buy the pay-per-view that the website crashed. Yeah, it was only temporary. And remember, it's falls count anywhere tonight. So feel free to take the fight wherever you need to. Just as long as you don't damage the principal's car. She'll never let me do this out here again. Deal?
Mamma mia. Veramente, Baron Blade, cosa ti hanno fatto? L'AM Center non viene più utilizzato come ai vecchi tempi. Negli 80-90 era considerata una delle aree migliori ed adattatissime per la federazione di wrestling, compresa la WWE. Grazie Chiara per il follow, dicevo. Sì, non riesco a essere proprio sicuro sicuro che sia... sia lui, per quello, non... La scaroccia mille volte meglio. Però vedi, anche Buzz Barton c'ha un bel suono, eh. Me ne ricorderò per il futuro. Però ripeto, gli dovevo fare le spalle più grandi perché sembra un quadrato. Adesso vediamo l'entrata di Black Hole Cole. Minchia, guarda, ma che cazzo le ha pensate queste robe? Dai, addirittura le luci gli ha messo. Ma che tristezza è sta cosa. Ma dai, ma sembra una pantegana. Sembra una pantegana. Sembra una pantegana sadomaso, cazzo. Mamma mia, ma che merda è. Scusa, ma stavo guardando la macchina. Vabbè, lasciamo perdere che non voglio proseguire in questo. No, ragazzi, ma chi cazzo. Veramente, lasciamo perdere, va. Ok, ci sono anche gli achievement per i match. Pensavo fosse una cosa dello showcase, invece. Bisogna. Ci sono anche per la carriera. E qua almeno creano delle dinamiche interessanti, eh. C'è da dire quello. Black Hole Cole still feels like Buzz stole his WWE. Esatto, Skinner, ecco, stavo cercando di collegarlo a qualcuno. Non riuscivo a. Sembri un transessuale malaysiano, Cole. Ecco. Baron Blade al commento sgancia delle bombe che sono meravigliose. No. Hey Triple H, I know you're watching. Impressed with what you see so far? Well, sorry, you had a shot at signing these two and you blew it. They're BCW for life now. Sì, vabbè, for life. Fino a quando non ci caga qualcun altro. This takes me back to the marathon beatdown between Owen Schwartz and Mason Junin for the title. Infatti, che le fanno un parcheggio che fa molto TOD come cosa. L'evento nel parcheggio fa molto Tournament of Death, però. Ok, vediamo come continua. Not the principal's car. And Buzz smashes into the window of his house. I mean, van. Buzz definitely doesn't live in his van. Allora, la transenna sud quale sarebbe, scusate? Perché devo capire in che direzione intende lui la. For those of you who are late to the party, welcome to BCW's very first streaming paper. Ok, era questa. Cioè, ma, tra l'altro la differenza di fisico rende tutto abbastanza. That's what BCW is all about. Fan interaction! You don't just come and watch a BCW show. Oh, mamma mia, tutte ste frecciate sembra un. Sembra il commento della WCPW. Just a reminder, this match is false count anywhere. Nel frattempo,
the general parking lot area, as we didn't pay to have the street closed. BCW is getting bigger, but we're not traffic controlled. Chi ti ha detto di fare questa? Ma va bene, sì, scendo sul battaglio della macchina parcheggiata, ma una puttana, davvero. Se ne tengono attaccate tutto il tempo. Ah, dicevo, che cazzo di finisher è una Hammerlock? Sì, esatto, sembra un episodio di Bindi Elite. Vabbè, credo di averlo smantellato abbastanza, possiamo anche chiudere. No. Grandissimo figlio di Troia. Mi hai già rotto il cazzo, Brown Lady, detto dal profondo del cuore proprio. Oh, un'altra serie. Black Hole Cole still feels like Buzz stole his WWE opportunity and now he's out. Adesso vorrà dire che mi metto a fare gli spot. Oh, senti un po'. Dove stiamo andando? Dove vuoi andare? Dove stiamo andiamo? Eh? Just a reminder, this match is false count anywhere. In the general. Porca. Sì, vabbè, inarrivabile. Cos'è? Penso che ah, il contrattacco automatico, è vero, me ne ero dimenticato. Una delle le payback. Queste cosine simpatiche che hanno aggiunto al gameplay. Ma che finisher è? Detto in amicizia proprio. No! Porca troia! Ho fatto una cagata! Ho fatto una cagata! Ci tocca rifarlo. Ho fatto una mega minchiata. E rifacciamo. No problema. Lo sbatacchiamo un altro po'. Vediamo di risolverla semplice. Cos'è stato quello? È stata una roba strana. Una roba che non si capisce. Lo so, ho sbagliato io, scusa. We apologize if anyone's having difficulty with your pay-per-view stream. To be honest, we underestimated the demand to see Buzz in action. We'd offer refunds, but hey, this event's streaming from a high school parking lot. So what do you expect? For those of you who are late to the party, welcome to BCW's very first streaming pay-per-view. We're Buzz. That's his name now, if you've been living under a rock. And Black Hole Cole, okay, are facing each other in a Falls Count Anywhere match. Cuccoc. Stai buono perché ti apro come una cozza. This takes me back to the marathon beatdown between Owen Schwartz and Mason Junin for the title. Su. Stai buono che faccio fare fine brutta qui, te lo dico proprio. Sì, guarda, io giuro, avrei pagato oro per vederla una cosa del genere. Perché se la TNA ha tirato fuori Suicide, la WWE avrebbe dovuto rispondere con Baron Blade. Ma non l'hanno fatto perché sono dei codardi. Dei grandissimi deficienti, soprattutto. Porca miseria. Dai, buono tu. Manco il conto di uno. Oh. Just a reminder, this match is false count. Porca miseria. In the general parking lot area, as we didn't pay to have the street closed. BCW is getting bigger, but we're not traffic. Porca miseria, ma vuoi andare fuori, sì o no? Oh.
No, io... No, non dovevi fare quello. Comunque... Oh. We apologize if anyone's having difficulty with your pay-per-view stream. To be honest, we underestimated the demand to see Buzz in action. We'd offer refunds, but hey, this event stream... Sì, lo so cos'è un insulto. So what do you expect? Ma che bello carico. Su. Vieni che ti meno. Ok. Continuiamo dove eravamo rimasti. Saltiamo che tanto non c'è bisogno. Ok, il contrattacco automatico viene in soccorso. E andiamo adesso, scusi arbitro, non l'ho fatto apposta. Iniziamo a raccattare un po' di roba qua sotto che... Mamma mia, basta! Mamma mia, mi stai iniziando a menare la minchia pure a me, Baron Blade, adesso, We have a sold out record setting crowd here for BCW tonight. This is by far the hottest ticket in town. Ok, proseguiamo dove eravamo rimasti. Adesso smembriamo la sediate. Non so da dove lo vedi il sangue, però c'è. Adesso riportiamolo dentro, che non voglio sorprese. Oh, che fai, non sali? Oh. E adesso chiudiamolo. E vediamo di farla finita in scioltezza. Ma sbaglio? O quello sulle mani di Barton è sangue? E vediamo di chiuderla. Ok, abbiamo pareggiato il conto. Grazie, Skoskos. Sox, vabbè, quello. Comunque tu hai capito di chi sto parlando. Grazie per il follow. Vittoria pesantissima di Jeff Barton. E quindi proseguiamo nella storia a questo punto. Su, che sembra interessante. Amazing! The live crowd loved it. You managed to avoid wrecking the principal's car, and the pay-per-view buys were off the charts. You two will be getting nice bonus checks in the mail for that. Oh, I'll hand deliver yours since the last time I checked, you can't send mail to vans. It was. Sorry about your windshield. It's okay. Baron said he'd pay for it. Hey, you're a lot tougher than I thought you were. You proved that tonight. And I didn't really get it before, but now I'm starting to understand why they're calling you Buzz. It's pretty much just Baron calling me that. It's gonna catch on. You'll see. Well, my bad for getting fired up about the mask earlier. We good? We're good. That's great. Ma perché? Guys, perché mi devi dire queste cose? Perché? Che schifo. I just need time to build something. Baron, since when have you built anything ever? Well, I'm not actually building it myself, but I am designing it. In the meantime, I have some great opportunities for both of you to build off the success of tonight's show. Cole, an up-and-coming promotion in Japan wants you to go wrestle for them.
Even Japan can't escape the energy of black hole coal. Right. Actually, they explicitly said to not do that character. They just want Cole Quinn. And Buzz, we are headed south of the border for a match versus Mexico's hottest luchador, El Mago! Es increíble! What? I took a few years of Spanish in high school. What? Guess that'll be useful on our trip. Hey, big things are happening at the Bullet Club. It's all coming together. Now, what do you say we bring it in for a big celebratory BCW handshake? Yeah. Sta cos'è? Veramente Baron Blade è di un cringe allucinante questo. L'ho trattato meglio io, cazzo, Baron Blade. This is huge that we're already expanding internationally. Our plan to take it to Triple H and WWE is working faster than expected. See? You just needed to trust me. Study up on some Lucha Libre footage. As you know, it's a completely different style. And if you accidentally drink the water there, make sure you wear brown tights. Questa l'hai presa da Deadpool, Baron Blade. Non te lo posso permettere. Allora, continuiamo a lavorare sull'albero, l'albero azzurro. Ok, cosa abbiamo? Ah no, non abbiamo punti, quindi un cazzo. No, come non detto. Andiamo a controllare il parabrezza su. Is that a chunk of my skin? Gross. Ah, proprio sul momento l'ha riparato il parabrezza. Mi piace questa cosa. Molto, molto ben fatta. Ui. Molto realistica soprattutto. Esatto, in cima all'albero c'è Dodo. Qualche giorno dopo. Vediamo cosa succede qualche giorno dopo. Oh, ti prego. Earthquakey. We're having an earthquake? No. Just playing the wrestler wake up game, man. Relax. You might want to choose a less terrifying wrestler name next time. Yeah, noted. We made it. WCG ti ha azzato, sì. Davvero, cazzo. I wonder why. It's because you've been asleep the entire 2 days. Hey. I need my genius promoter rest. How do you say I need a shower in Spanish? Necesito un shower? I don't know, I don't remember the word for shower. Necesito un shower, non si può sentire. What? That mask guy who attacked me, he's here, I just saw him. I think you're seeing things from being awake for so long. I'm telling you, that was him. How about you get some rest before your big match tonight? We need to keep all our momentum going. Can't have any setbacks due to hallucinations. That wasn't a hallucination. All right. Wait, stop, pull over! What? What is it? Did you see him? No! I want to try some authentic Mexican street corn! You're the worst. No, veramente. Cosa ti hanno fatto, Baron Blade? Perché? Cosa ti è successo lungo la via? Ma porca puttana. Oddio, mi sa che... Inizio a pensare che sì, forse hanno picciato un po' le voci, ma mi sembra difficile. Non lo so, eh. Non riesco a trovare informazioni da nessuna parte per confermare.
Attenzione, un'arena. La classica arena messicana senza musica. Ah no, la musica c'è. Non rispondo allo spoglio Sarmano, giustamente. Guarda con un'altra entrata, non è quella che gli ho messo io, adesso sta. Allora, è sempre la stessa, solo che. Allora. Infatti sto cercando anch'io nella wiki inglese, ma non si trova niente. No. Tanto complimenti per l'attire di El Mago. Proprio una robina molto sobria. Proprio. Faccio fatica a pensare che tu non sia il super luciador che dici di essere con quel vestito. Tanto si è teletrasportato dentro il ring, Jake Barton, bellissimo. E scende anche la sera, attenzione. Attenzione, addirittura anche le. Sì, davvero, sembra. La festa della caciotta di San. La festa della caciotta di San Prepuzio Martire, proprio. Se non fosse per le bandiere messicane, direi che qualche. Che è qualche boiata Pizzo Ferrato che fa la. La TCW. Però questi commenti fatti all'interfono creano una certa atmosfera, non posso fare a meno di notarlo. Tanto giù di splash fino a quando. Fino a quando avrò fiato in corpo. Perché ho un moveset di merda. Escuché que el adversario del mago habla español. Pues bienvenidos a México, cos. Y buena suerte. Sono rimasto abbastanza allucinato da quella reversal. Sto giro caschi male, mago. Opla. Esta lucha ha sido increíble. Como nos dijo Baron Blade toda la semana pasada. Hugo Savinovich. Mi sa che non vorrei che sia proprio lui che sta facendo questo. Sta doppiando il. Sembra abbastanza difficile, però. Su prima lucha de voz in Mexico. Sarà l'ultima, si gana il mago. Addirittura. Sarà l'ultima, si gana il mago. Addirittura, e cos'è? È una macchina da guerra. Io vedo che gli sto facendo il culo, veramente. Se proprio devo dirla tutta. E continuo a fargli il culo, tra l'altro. Siento el mago, però el que se lleva una máscara se parece enemigo a Vals. Vediamo un po' cosa. Possiamo fare dalla terza corda, classico splash, proprio è banalissimo. Ahorita Buzz no parece cansado. Tal vez tenía un buen viaje, solamente lo mejor por los hombres de Baron Blade. Intanto il commentatore che sta spudoratamente pubblicizzando Baron Blade. Opla. Sì, anche quella è una. Sarei curioso di vederlo. Attenzione. Che horror, terribile. Che lastima che sta luce tremenda termina così. Llévaselo da qui, sacalo. Così. No contest per un'interferenza di un fan. Boh. Non succede niente di che, vediamo se ci viene spiegato qualcosa. Gonna let you try to ruin my career ever again.
Ah, vero, si era schiantato il... Lo siento, soy un fan y solo quería atención. Perdóname, por favor. What's he saying? Did he admit to everything? Sì, stavo per dirlo io, cazzo. He's just craving attention. He's a copycat. He's not the same guy. Let him go. Grazie, signor. Oye, ¿puedo tener un autógrafo? Ma sì, dai. You have a marker. You're a better man than I am. Don't do that again, Buzz. Gracias. Well, your big Mexico debut didn't go quite as planned, but the match was great up until the end. And any publicity is good publicity, right? You've still got the buzz going. Yeah, I guess. I'm gonna take a shower. You mean ducha? I looked it up. Mamma mia. Il cringe fotonico di Baron Blade, mamma mia. Cosa ti hanno fatto diventare? Non lo accetterò mai, cazzo. Qualche settimana dopo. So, this is what you had to build for our big rematch, right? Sembra la gabbia di Hangar TV, ma che cazzo? Yep. It's a beauty, don't you think? I'd say it's more beast than beauty. Well, its official name is the Scrap Trap. Not only are we going to have our biggest streaming audience yet, we're doing it in one of WWE's most iconic venues. It's like we're in non credo. Non mi sembra Madison questo, eh? I wish I could see the look on Triple H's face when he sees this. Where did this even come from? Where did you dig this up? All over. I salvaged it from other wrestling promotions, a junkyard scrap. That section is from WCW's Triple Cage. That is from an ECW cage. And I believe that side used to be an old prison fence. Pretty neat, huh? I think a better name would be Death Trap. This violates every health code known to mankind. Yeah, it does. Che cazzo siamo finiti? Porca puttana. Mamma mia, veramente. Non può essere così cringe Baron Blade, dai. I do always say that, but that's not the catchphrase I was referring to. Yes, that's the one. Don't worry, you'll be fine. Have you had a tetanus shot recently? Inizia a capire per quale match l'hanno buttato fuori. Infatti, quello che stiamo dicendo anche noi. I saw what happened in Mexico. Too bad some idiot had to go and ruin a great match. Yes, Baron. Japan was great. I was free to be myself, and the fans really respected that. So, I'm gonna try that from now on here in the US. Ecco, forse è caso. Really? Yeah, assuming I survived the scrap trap tonight. Mamma mia, non possiamo continuare a parlare male in questo modo di Baron Blade. Cioè, ha creato questo canale praticamente, cioè.
Mamma mia, veramente, non... Stiamo bistrattando una leggenda. Porca troia. Ok, vediamo la scrap trap. E poi se non mi sbaglio c'è anche nell'editor, quindi posso farla uno steel cage match con quella gabbia, eh. Sì, possibile, avrà incontrato anche lui. Se lo vedete nel prossimo Bindi Elite. Oh, finalmente vestito normale. Però sempre a fare l'entrata di Tanahashi come se fossi chissà che. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Adesso andiamo avanti che sono curioso di vedere che cazzo uscirà fuori da qui. Oddio, cosa è successo al braccio? Avete visto anche voi, sì? Mamma mia, io sta gabbia non è che mi fidi molto, eh. Devo dirla tutta. Non è che mi fidi tantissimo di questa... di questo distributo. Del Sassuolo. Attenzione. Apparently we're having some issues with our pay-per-view stream. It might even be down completely. If anyone can still hear this, we apologize and we're trying to find out what's going on. Rolling garbage, questa non l'avevo mai visto fare. Non è che mi stia offrendo tutta questa sfida al nostro Queen. Nelle prime tre file avranno l'antitetanica gratis, bellissimo. Se si perde tempo ad ascoltare le stronzate di Baron Blade. Mi sa che non l'abbiamo proprio piazzata bene. Allora, continuiamo il nostro pestaggio. Mamma la tristezza, Baron Blade. Non possono averti ridotto così. Cos'era quello? We call this the scrap trap because it was scrapped together from junkyard metal and old steel cages from other wrestling promotions and because it rhymes. Allora, la Made in Japan di Takagi, non ho capito. Questa mi ha lasciato un attimino perplesso. Ok, riparte l'attacco. Le gambe che si incastrano nelle corde, una roba che non smetterà mai di esistere. E adesso chiudiamola che mi sono rotto le balle. Chiudiamola proprio facile facile. Ma chi cazzo te l'ha cambiata la finisher, scusami. Boh, vabbè, lasciamo perdere. Anche questa ha vinto facile facile.
E proseguiamo. Se finiamo questo capitolo e per oggi ci congediamo. Capitolo lunghetto, tra l'altro, perché. Guys, that truly topped anything you've ever done before. But I'm afraid I got some bad news. Non dirmelo. What? Yeah, what happened? Our pay-per-view stream went down in the middle of your match. No one watching online got to see how it ended. Did the site crash or something? What happened? Porca troia, lo sapevo. We were taken down intentionally by Triple H. Triple H? How could he even do that? He and WWE's lawyers are claiming they have exclusive rights to broadcast. Damn it! And now we're getting flooded with refund requests. Don't think you're getting any bonus checks for this show, guys. I'm sorry. Does either of you know if you can return slightly used jet skis? I might have jumped the gun on purchasing a couple. We'll circle back to that later. First, Triple H unfairly pulls my contract from defending myself from an attack, and now he's trying to sabotage our business? We have to strike back. They have a team of lawyers and an endless supply of cash. You guys just competed in a cage made from an old prison fence. What could we possibly do to them? Well, you said it earlier. Tonight was like we're invading their territory, right? So, what if we actually did that? What do you mean? Grazie al cazzo, non si trasmette il pay-per-view su DAZN, quindi sono i risultati. By selling him used jet skis. Invading NXT. Invading NXT. Totally on the same page as Buzz. I don't know about this, guys. It seems risky. Why? We've both been rejected by WWE, so what do we have to lose, right? And this is what you wanted, Baron. You wanted this. You said it yourself. Our plan was to stick it to Triple H. So what do you say? I think we're gonna need a really big stick. That's what I'm talking about. Oddio. C'ha dei momenti di comedy inaspettato che ti prendono di sorpresa proprio. Qualche giorno dopo. Hey Cole, you got the tickets? Front row, just like you wanted. This is your electric bill. Oh, sorry. Wrong pocket. Appunto, come ho detto prima. Thank you. This is it, Buzz. You ready? Oh, I'm ready. You guys remember when Triple H and DX invaded WCW? Sapevo che la situazione era quella. This very day. This is going to be very good for us and BCW. Just be ready for anything. I'll be pulling for you. Ok, ci hanno dato altra roba. Col Queen ha tre superstar preferite. Sono Ultimate Warrior, Shawn Michaels e Kevin Nash. In che senso? I was thinking after you get in there, you should cut a promo rather than get into a fight with anyone. Less risk of injury. Mi sembra giusto. Way, right? Mi sembra ragionata come cosa. Che dovevo fare? No, niente. Per ora niente. Direi che siamo pronti. I thought we should jump someone tonight to really make an impact. But I trust your judgment. Ok. Ok. Dio, non c'è vittoria, ok. Poi mi trovo la vocazione di Wrestling, come faceva il cosplay è professionista. Era solito già allora approfittare del negozio di costumi di suo zio Don. Perché mi ha specificato quali sono le sue superstar preferite? Io ho un brutto sospetto. Io sono assolutamente in blind su questa cosa, quindi
Next week's show is one you don't want to miss. Is Velveteen Dream takes on Adam Cole, and what is sure to be... Sorry to interrupt, Michael, but something's going on in the crowd. Ho capito. Wait, I recognize those two. Isn't that... Hey, don't give them the attention they want by saying their names. Sì, ho letto chiaramente Mauro anziché Michael, eh. Well, now they've crossed the line. Can somebody do something about this? Apparently our visitors weren't satisfied with just being spectators. Andiamo sul diplomatico. We're here tonight to send a message to one person. Triple H, you started this by shutting down our BCW pay-per-view stream, but if you back off, we'll back off. Choice. Will somebody please get these idiots out of our ring? They're giving Triple H an ultimatum on his own show. Get them out of here now. Yeah, come on. Who do these guys think they are? Here you are. You gotta send them. Why don't you get down here, huh? Why don't you get down here? We did what we came here to do. I'll get him down. You want me to get down? I'll get down. I'll get down. I'll get down. Oh, this way you want to go? Oh, okay. 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 Quello che stavo stilgare. Non ci avevo fatto caso. All right, we're going. We're going, all right? That one's for Owen Schwartz, all right? That's for you, Owen. Yes, we're going. We did what we came here to do. At least we can get on with the show now. We're here now. We're here now. We're here now. Oh, boss. Mr. Helms. We're here now. Suck it. Yeah. Uh-huh. 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 Wanna go? I'm not gonna stop. I'm gonna keep walking. I'm gonna walk not because you want me. That was awesome! Triple H must be losing it right now. I know. And even better, we're trending. Yeah. I know I had my doubts about this, but this kind of attention will really help our next BCW. Yeah. But before we get there, how are we gonna strike next? What do you mean, strike next? This wasn't a one-time thing? Oh, no. You're all about the buzz, right? You're all about the buzz? We gotta keep this thing going. Yeah, I wanna be trending nonstop. Triple H, he's gonna be ready for us next time, so we can't just buy tickets and walk in like we did tonight, okay? We need a different plan. I have an uncle who owns a costume shop. Dove vuoi andare a parare? La settimana successiva. Our BCW shows were really taking off until Triple H shut down our stream. So, why don't we forget this invasion stuff and just get back to running non-WWE venues? Perché si sta tirando indietro Baron Blade? Tanto, sta vincendo all'ultimo minuto, segnato l'Italia. Cioè, perché si sta tirando indietro adesso Baron Blade? Non... è sospetta sta cosa, eh? Yes, it's because I've worked with Triple H before, and I've seen what happens when someone gets on his bad side. It's not going to end well. Or maybe you'll be the fool that proves the rule. That's because I just made it up. Do you like it? Bro, your uncle hooked us up. I know. And all he asked is that we plug his costume shop on NXT. It's kind of a weird request, I know, but this stuff's expensive, so I said we'd do it. Okay. I was thinking we'd blend in with the fans better if we dressed up as classic wrestlers. Oh, sì. That's a great idea. So who do you want to be? Oh, bello.
Io, visto che stiamo invadendo, direi New World Order, quindi senza neanche pensarci due volte. We gotta go with the original invaders, Hall and Nash from the NWO. This is going to be too sweet! E forse quel... Vediamo cosa... Aia, vediamo come... Cosa dobbiamo aspettarci per questa seconda invasione? Guys, it's the NWO! See, you never know who's gonna show up at NXT! It appears these fans have gotten a little carried away. After last week, are we sure they're fans? Now, I'm skeptical to say the least. Hey, yo. Bellissimo. Come on, let's go. You wanna go? Come on, let's go. Ah, mica me... Ma sì, proprio addestratissimi con la sicurezza che fanno i... Così non sembra per niente una roba sceneggiata con i... con quelli della security che fanno gli Irish Whip. Un po' ridicola come cosa, ma funziona bene, dai. Tanto quello... Sto pestando il collega. Sì, ok, lo so. Sto pestando il collega fuori dalla ringa e non si è accorto di niente. Mi sto smantellando dal primo all'ultimo. Un po' troppo silenzio, però. Esatto, gli uomini della security are the new druid di Undertaker. Il paragone calza alla perfezione. E continuiamo a rovesciarli da una parte all'altra, perché siamo degli stronzi. Eh no. Così non si fa. Così non si fa. Dov'è? Ma... Non posso fargli counter. Ah. Mi stavo preoccupando. E... Opla. Andata. Facile facile. Una rissa abbastanza atipica. Oddio, mi sta piacendo veramente molto questa carriera, mi sa che la continueremo per un bel po'. Sicuramente faremo anche un po' delle cose collegate alla carriera, quindi qualcosa del suo online con la Road to Glory, eccetera, eccetera. Very confirmed. It's those same two cowards who interrupted the show last week. Oh! Destroy them. Questi sono un po' meglio della security. Finally, some reinforcements have arrived. Yeah, these indie invaders may have gotten more than they bargained for. Ma decisamente meglio. Molto, molto meglio. E ora ce n'è che per te.
Visto che il mio amico è un po' piccolino, vorrei evitare che vi... che gli facciate il culo a paiolo. Anche se mi sa che quello è bello che è andato ormai. E continuiamo a menare. Non c'ha... Adesso un po' sciapida come azione. Sfiorato sulle scalette. E di nuovo continuiamo a rovesciarli come fossero dei bambolotti. Ecco che viene a rompermi i cojones. Cazzo era per togliere... Oh, ecco. Cioè, adesso gli facciamo male sul serio a sti stronzi. Se riesco anche a colpirli, no. Sbagliato tutto. Infatti era quello che stavo cercando di fare. Peccato che... ci abbiano... qualche piccolo problema nel gestire gli oggetti contundenti. Ok, una scalinata nelle gengive. Ok. Dai che ce lo schianto sopra. Perfetto. Pulito come non mai. Ma sono preso in faccia. Ce n'è anche per te, non ti preoccupare. E continuiamo a menar... a darci che... Eh no, non si fa così. Aia, questo ha fatto male. Ha fatto abbastanza male. Merda, non l'avevo visto, mi aveva canterato la signature, bastardo. Uppala. Mi ha messo male pure io però. Meglio approfittarne e recuperare un attimino le forze. Non basta, mi sa. Ma porca di quella troia. Ok, un paio di cazzotti ben assestati. E opla. Queste reversal fantasmagoriche. Cosa mi dovrebbero rappresentare? Che tra l'altro è già la seconda che mi fate, stronzi bastardi. No, più lento Jack, più lento. L'atterraggio è tutto un programma. Se devo dirla tutta. Opla. Adesso vedo di spaccarti il culo che... inizio a perdere, che cazzo! Che bestia sei. Non fa farvi un cazzo di niente ogni volta. E bloccate tutto. Cos'era quella... quella schifo merda che avete...
Che due palle però. Mamma mia. No, ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, è stata un po' lunga e faticosa, anche abbastanza brutta da vedere, ma ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti. Ancora, altra gente. Ma basta. Ah, pure. Vabbè. Ho capito. No idea how these two survived the authors of pain, but hopefully Gargano and Cassius Ohno can get the job done. Come on. Come on, Cletus. Come on. Let's go. Cletus, che cazzo. Eppure praticamente è un survival. Porca miseria. E schiantiamone un paio lungo la via, che ti devo dire. Non so come l'ho colpito, però l'ho colpito. E a questo punto non è che si deve stare qui a perdere tempo. Appunto. Sediamoti di giustezza. Ok. Ce n'è anche per te. Sì, infatti, sto guardando anche quello. Se io ho ancora i danni di prima, praticamente. Sto continuando. Sto subendo gli stessi danni di prima. Nel frattempo io continuo allegramente a prendere assediate Johnny Wrestling, che tanto. Assediate dritte nell'ano. E porco Giuda. Oh. Il signature che cambiano a seconda del giorno, non capisco cosa sta succedendo. Ah, ecco, questa è rimasta, meno male. Non capivo. Ce n'è anche per te. Non ti spaventare. E torniamo a noi, Johnny, che no. Sarai un po' stronzo. Star che io ho teletrasportata, me la dovete spiegare. No, t'attacchi al cazzo, niente comeback. Anzi, ricariamo la dose. Roba che, visto che Ciampa non c'è, ci penso io a farti male. Esatto, che nel mio caso diventerà Johnny Sports Entertainment. Bastardo! Sto sanguinando non so perché. Sto vacillando stranamente, mi sto preoccupando tanto. Ma torna tutto come prima. Prima che la situazione si faccia troppo pericolosa anche per Colcon uno, che ci manca solo che la prendo in quel posto per colpa sua.
poi tralasciamo il discorso del perché ho un'altra signature, la lasciamo stare. Andata. Adesso vediamo come continua, che a sto punto ci manda tutto il roster a farsi prendere a schiaffi. Sì, ma cazzo, basta. Ancora. Sì, buonanotte. The Undisputed Era will put an end to this. Now this is a rare time. I'm actually cheering for the Undisputed Era. No matter what your feelings are with the Undisputed Era, Byron, they represent NXT against these invaders. Vabbè. Roberto Pesce, ci penso io. So che io sto tipo morendo in... e non mi reggo in piedi, quindi ho bisogno di aiuto. No, non si fa, non si fa, Roberto, non si fa. Questi voli meravigliosi. Sei buono lì. E quanti cazzo di colpi gli vuoi dare? Ok. Adesso Robertino, vediamo di sistemarti ammazzate. Ammazzate belle e buone proprio. Eh no. Robertino, stai un po' rompendo i coglioni. Giusto un filo. Così ti stai buono, non rompi le palle. Opla, così. E ancora. E basta. E ancora. Riprendiamoci un attimo. Ne abbiamo bisogno. Mi sa che devo chiuderla in maniera spettacolare sto giro con il nostro amico Robertino. Ecco, adesso mi calmo, guarda adesso come la chiudiamo con Robertino. Adesso per cortesia basta. Vorrei andare avanti. Se no facciamo notte. Ah, ok, è finita. C'è nessun altro? No? Hey Hunter! Questo così? You mad, bro? I guess I would be too if a couple of indie guys infiltrated my show 2 weeks in a row and then beat up half my roster. Yeah, you guys are real clever, showing up here again in your cute little costumes. Actually, these awesome costumes are courtesy of... Sì, guarda, ci manca solo l'Artale, man. Costume Shop, Syracuse, New York. Dressing you up since 1993. And if you use the promo code MrCQ, you get a 10% off all wrestling costumes. Thanks, Uncle Don. Oh, and to Mom, Dad, Sally, and my dog Butternuts. Who's a good boy? Who's a good boy? Thank you for supporting me in all my endeavors. Look at me now! I made the big time, baby! Are you finished? Yeah, man. Anything else you want to plug? Or... BCW? Oh, yeah. You can catch more of the two of us
on BCW when Triple H here isn't trying to shut down our shows. Listen, we can stand here and go back and forth, and then you can try to invade again next week in some other not-so-clever way. But I have a different proposal instead. You want to be on NXT so bad? You can come back and have an actual sanctioned match. I just happen to have the perfect opponent for you, Buzz. So what do you say? You got yourself a deal. That's great, because after next week, your life will be changed forever. What do you mean by that? I don't care, as long as it means we'll never have to see these two losers again. E mi sa che vi lascio con questo mistero, perché sono le 11 di notte e io dovrei tornare a casa. E mi sa che per oggi abbiamo finito, mi sa. A meno che non ci siano altre cazzi in sospeso. Nel frattempo mi porto avanti con i saluti. E quindi vi do appuntamento qui. Sarebbe stato perfetto. Dicevo... Ah no, c'è la settimana successiva, aspettate un attimo. The so-called Indie Invaders are back again this week, this time for an official match with Buzz taking on Triple H's hand-picked opponent. I guarantee whoever Triple H chooses will be leaps and bounds above the competition that Buzz has faced on the indie circuit. Hey, guys, we wanted to make you feel at home, so we got you your very own locker room. What's the matter? Is it too big? Well, at least we have free toilet paper. Poco dopo, io vorrei chiudere, però se ogni volta mi arriva un... It's kind of hard to prepare for my match when I have no idea who I'm facing. I would just be ready for anything. Yeah. I mean, I could be facing Braun Strowman because Triple H had me go against him in my tryout match? Maybe. You okay? You seem kind of distracted. Look, I'm just worried how this is going to turn out. I mean, for all of us. I warned you not to get on Triple H's bad side. Yeah, but with everybody here, it should be fine, right? I hope you're right. Look, I'm going to go see if I can find us an actual dressing room, okay? Posso chiudere o dobbiamo... Ok. Dicevo, mi sa che per adesso chiudiamo qui. Sì, una leggera somiglianza. Dicevo, possiamo chiudere qui per oggi. A questo punto, alla... Ecco, grazie. Grazie, stavo uscendo in questo istante. Dicevo, vi do appuntamento a questo punto. A domenica prossima, facciamolo diventare un appuntamento fisso. È stato molto carino. Forse mi metterò a fare il... come si dice? Adesso mi viene... fare magari un riassunto per il canale su YouTube. Non lo so, magari lo faccio, magari non lo faccio. E direi che siamo a posto così. Ci vediamo domenica prossima qui su Twitch. Sabato su YouTube per Scarponi da Roma. E nei prossimi giorni ci saranno anche altre notizie per altri progetti che immagino abbiate già capito. Quindi non dimenticatevi, se lo state guardando su YouTube, non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi. E fatelo anche qui su Twitch, quindi fate bene, iscrivetevi, fate bene. I'm Jack the Ripper, e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.